Gli incidenti sulle piste da slittino sono sicuramente superiori in proporzione a quelli che avvengono sulle piste da sci. E da notare anche che la percentuale altissima di gente che non utilizza il casco con lo slittino, mentre la totalità la riscontriamo sulle piste da sci, quindi nel mondo dello sci alpino. Per chi non va a sciare, molte volte l'alternativa è quella di prendere uno slittino. Però anche prendere uno slittino non è che sia una cosa molto semplice, bisogna saperlo anche utilizzare. Importanti sono i materiali. Materiali, in questo caso una slitta di legno, possibilmente non slittini in plastica, una scarpa, uno scarpone con una suola scolpita come in questo caso, uno scarpone che è molto importante per quando si affronta il mondo alpino, il mondo della montagna. Non di secondo conto, ma molto importante, è avere un casco omologato. La testa è molto fragile, molto esposta, una protezione del casco è di primaria importanza. Importante poi avere un buon paio di guanti che permettono anche nelle curve di poter appoggiarsi lungo la pista. E per ultimo non trascurerei di avere una maschera, soprattutto che quando si scende giù per una discesa di una pista di slittino, se tu hai davanti altre persone, tante volte vieni sulla neve e questo ti protegge, ti permette di guardare il percorso che tu affronti. Sicuramente in inverno abbiamo il discorso di chi affronta la montagna con i sci, quindi parliamo di sci alpinismo, o chi va anche con lo slittino. Quindi la prevenzione deve abbracciare un campo molto vasto.